ripeto le cose che ho detto perché prima davanti al comune purtroppo l'audio non era molto chiaro e quindi voglio ripeterle in maniera che siano ascoltabili e chiare a tutti. Sono pochi punti, quindi sarò brevissimo. Allora, premetto, sono stato molto contento stamattina di quello che ho potuto fare, di esprimere delle posizioni in sede, diciamo così, formale. Sono andato io e questo mi ha dato molto piacere. Mi ha fatto sentire che comunque è possibile esprimere di persona delle idee che poi tutti possono contestare, possono obiettare, però, e questo è molto importante secondo me. Premetto le cose che ho premesso davanti al comune, e cioè che la mia iniziativa non vuole andare in alcun modo a suggerire di disattendere le ordinanze e i decreti. Le regole vanno rispettate per principio, come diceva Socrate, anche se le leggi possono non essere considerate giuste, vanno comunque rispettate, perché rispettare le leggi ci dà i diritti e la natura di cittadini. E la seconda cosa, questa mia iniziativa non è assolutamente diretta contro l'amministrazione del mio comune, che segue gli orientamenti prevalenti in tutta l'Italia in questo momento e quindi ha un carattere più generale. In estrema sintesi, quello che voglio dire è questo, che il motivo per cui noi siamo prigionieri in casa non è un motivo sanitario. L'aria aperta, il sole, sono un presidio sanitario fondamentale, sono il luogo più sicuro dove andare. Per tantissimi motivi, c'è quello studio molto recente, 318 casi, su 318 casi di contagio, soltanto ben 317, cioè quasi tutti praticamente, sono avvenuti al chiuso, e solo uno non è avvenuto al chiuso, ma è comunque avvenuto in un'area urbana ristretta. Quindi l'area aperta sostanzialmente è il luogo più sicuro, non solo è il luogo più sicuro, ma è un presidio fondamentale. Ma il mio motivo qua non è solo quello di accendere all'aria aperta, che vabbè, quello potrebbe essere un sacrificio temporaneo, pazienza, anche se per molte persone, non me, ma molte persone, bambini, anziani, questa privazione di oltre un mese, adesso si accinge a essere quasi due mesi, potrebbe avere, e anzi avrà sicuramente purtroppo, delle conseguenze sanitarie pesanti. Il motivo principale per cui questa mia presa di posizione ha valore anche dopo che venissero sospese le regole è che in questo momento le leggi e le regole che sono state date non hanno un significato razionale, non sono basate su un effettivo pericolo. Non è che in spiaggia, nelle aree aperte o nei parchi ci sia la radioattività come ai tempi di Chernobyl, o ci sia il virus lì che ti aspetta nascosto dietro l'erba. Noi siamo stati privati della nostra libertà nella presunzione di non esserne degni. E questo è gravissimo, questo rappresenta un vulnus che andrà sanato tra il rapporto tra le persone e le istituzioni. Perché non è possibile che noi italiani siamo soggetti a regole sulla presunzione del fatto che se non siamo limitati nella nostra libertà, noi siamo portati ad avere dei comportamenti illegali. Questa presunzione non è accettabile, io non posso accettare che lo Stato abbia sfiducia nei miei confronti a priori. Quindi per questo motivo il fatto di poterci riappropriare dell'aria aperta, della libertà, non è solo una riappropriazione della libertà di movimento, del fatto di poter andare fuori, ma anche potersi riappropriare della nostra dignità di cittadini responsabili e degni di fiducia. Stato, io sono degno di fiducia e voglio che tu fai delle regole razionali e coerenti con il fatto che io e tutte le altre persone che conosco siamo degni di fiducia. Per questo motivo io ho scritto fiducia più responsabilità uguale libertà, e non possiamo accettare delle regole basate sulla sfiducia nei nostri confronti. Quindi da questo punto di vista il fatto di uscire, il fatto di andare nelle aree aperte, il fatto di correre rispettando tutte le regole, rispettando tutto quello che noi sappiamo sul contagio di questo virus, ha un significato che va molto più in là del fatto di poter fare attività fisica. È qualcosa che ci tocca da vicino nella nostra dignità di cittadini responsabili. Vi ringrazio, oggi sono stato ripetuto tutto, ma avevo il dubbio che nella mia precedente collegamento l'audio non fosse abbastanza chiaro. Vi ringrazio e vi saluto ancora tutti. Buon pranzo e buon appetito.